Buon lunedì, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. In primo piano parliamo di sanità. Entro il 2024 saranno completati i nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano e Vasto e anche la centrale operativa del 118 dell'Aquila. Saranno spesi 320 milioni di fondi pubblici. Il progetto è stato illustrato questa mattina in conferenza stampa dal governatore Marsilio, dall'assessore alla sanità Verì e dai manager delle aziende sanitarie locali. Ascoltiamone uno stralcio. Si è, diciamo, lavorato per mettere in sinergia le varie ASL e unire le forze, arrivando quindi poi all'affidamento delle progettazioni che sono state presentate a questi tre ospedali, Lanciano, Vasto e Avezzano. Aggiungiamo anche la centrale 118 che avevamo già precedentemente presentato pubblicamente, e comunque entra in questo conteggio di circa 320 milioni, quasi tutti, tranne appunto la donazione Banca Italia e i 2 milioni della Regione Emilia-Romagna che vanno sulla centrale 118, quasi tutti sono appunto fondi dello Stato che, ripeto, erano rimasti fermi per troppo tempo, mentre qui gli ospedali invecchiavano e invecchiano. Il NIV, il nucleo di valutazione, valuterà questo nostro accordo per poi stilare l'ulteriore accordo tra Regione e Ministero e quindi poi dare la possibilità di accedere a questi fondi. La realizzazione del nuovo ospedale di Avezzano per circa 104 milioni di euro, con 245 posti letto complessiva di degenza ordinaria e day hospital, del nuovo ospedale di Lanciano per 97 milioni e 286 posti letto, del nuovo ospedale di Vasto per 111 milioni e 225 posti letto. Oltre alla nuova centrale operativa del 118 all'Aquila per circa 8 milioni. Come voi avete modo di verificare, questi sono tutti nuovi ospedali, nuove strutture. Anche questo obiettivo è stato raggiunto attraverso un'analisi attenta, perché ricostruire, diciamo, nuovo e non solo è più economico, ma soprattutto supera quel problema della sicurezza, dell'essere a norma per gli antincendi e soprattutto non porta alla possibile riduzione dei posti letto che potremmo aver avuto se invece di fare nuovi ospedali avremmo, diciamo, riorganizzati quelli precedenti. Noi entro la fine di questo mandato avremo concluso tutte le procedure di gara e di affidamento dei lavori e, se possiamo osare, un tantinello anche di apertura dei cantieri, e entro la prossima legislatura regionale aver completato, realizzato e collaudato i lavori per tutti e tre gli ospedali, segnando un punto decisivo verso la nuova sanità abruzzese, una sanità moderna, una sanità efficiente che tenga conto e che tiene conto con questi progetti anche di ciò che ci ha insegnato la pandemia e che magari fino a qualche tempo fa non era debitamente considerato neanche nelle nuove progettazioni. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Pescara, che ha messo i sigilli a beni per 3,5 milioni di euro. Al centro delle indagini una famiglia di imprenditori. I genitori depauperavano la società di cui erano amministratori a vantaggio di quella del figlio e della nuora. Sottraevano illecitamente risorse finanziarie alla società di cui sono amministratori, ma i soci di minoranza dell'azienda hanno deciso di allertare la Guardia di Finanza, la quale, coordinata dalla Procura di Pescara, ha sequestrato beni per 3 milioni e mezzo di euro. Sotto accusa una famiglia del pescarese. Moglie e marito, alla guida di un'importante società che produce e vende macchinari per la pulizia di superfici, dirottavano le risorse verso altre imprese collaterali, tra cui quella del figlio e della moglie di quest'ultimo.
Dalla querela dei soci di minoranza, che lamentavano la mala gestio, è scaturita l'operazione Super Clean, ovvero Super Pulito, in riferimento all'attività dell'azienda, ma anche all'abitudine di riciclare il denaro. Un nucleo familiare e imprenditoriale, si legge nel comunicato diffuso dalle forze dell'ordine, dedito alla sistematica commissione di frodi fiscali, reati societari, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita. E le indagini che abbiamo svolto hanno dimostrato tutto questo e ci hanno permesso di disarticolare questo sodalizio criminale che attraverso la falsa fatturazione, il più classico degli strumenti fraudolenti, ha permesso di depauperare questa società per arricchire indebitamente i responsabili di questi comportamenti che sono stati denunciati. Il trasferimento di denaro da una società all'altra avveniva tramite fatture false. Emesse da una società di proprietà proprio degli amministratori sotto accusa, le fatture attestavano l'esecuzione di operazioni del tutto inesistenti. Le risorse poi venivano impiegate per acquistare beni di lusso e per pagare dei viaggi, permettendo ai coniugi, si legge ancora nel comunicato, di condurre una vita da nababbi. E abbiamo proceduto, su disposizione del GIP del Tribunale di Pescara, ad un maxi sequestro. Abbiamo sottratto ai responsabili ben 3 milioni e mezzo di patrimonio illecitamente accumulato. Sequestrati conti correnti, ma anche appartamenti, orologi di marca e auto di lusso. Si tratta del tesoretto più cospicuo recuperato dalla Polizia Economico-Finanziaria da quando il colonnello Caputo, circa 4 mesi fa, ha assunto il comando della Guardia di Finanza della provincia di Pescara. La politica, dopo un iter durato più di 2 mesi, il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato il bilancio comunale 2000-2024. Si chiude così e nel migliore dei modi un lungo iter di confronto e dibattito politico in aula, il commento del primo cittadino Carlo Masci. Dura invece le opposizioni che parlano di una pezza a colori messa dalla maggioranza dopo la richiesta della Corte dei Conti. Ce ne parla Stefano Recanati. Con 21 voti favorevoli e 8 contrari è stato approvato il bilancio 2022-2024 del Comune di Pescara e la sua immediata esecutività. Si chiude così un lungo iter di confronto e dibattito politico in aula, cominciato nel dicembre scorso e condizionato nelle ultime settimane dalla Corte dei Conti, che aveva rilevato diverse criticità a cui l'amministrazione ha dovuto rimediare trovando 700.000 euro in poco tempo. Il sindaco Carlo Masci, nell'immediatezza del voto consigliare, ha voluto rimarcare che la maggior parte dei comuni d'Italia non ha ancora iniziato la discussione sul bilancio. L'obiettivo comune prosegue, resta quello di far crescere Pescara. Per questo abbiamo tenuto sempre la porta aperta all'opposizione, per dare un contributo fattivo e non strumentale alla logica di contrapposizione politica. La pandemia ha messo in ginocchio tante famiglie, tanti comuni, e dobbiamo cercare di ripartire, lo vogliamo fare in uno spirito di concordia. Certo, l'opposizione utilizza ancora questi toni un po' duri, che forse fanno parte del secolo scorso, del millennio scorso. Oramai dobbiamo guardare avanti, abbiamo un unico obiettivo, quello di utilizzare le risorse del PNRR entro il 2026, quindi dobbiamo fare investimenti importanti per le città, dobbiamo organizzare soprattutto queste attività e lo vogliamo fare ascoltando tutti, perché questo deve fare un sindaco, questo deve fare una maggioranza. Gli 8 voti contrari arrivano dai banchi dell'opposizione. Per i rappresentanti delle minoranze il bilancio ha subito dei tagli enormi al sociale, al verde, al lavoro e alla sanità, figli delle richieste dei revisori dei conti. E oltre agli aspetti finanziari, l'aspetto puramente poi politico, cioè per la prima volta nella storia del Comune di Pescara tutti gli emendamenti delle minoranze sono stati tagliati attraverso un escamotage finto tecnico, e quindi proprio il fatto di far arrivare in discussione questo emendamento finto tecnico, che andando a toccare tutta una serie di capitoli di bilancio ha provocato la caduta di tutti gli altri emendamenti. Continueremo nonostante tutto a proporre azioni di governo, interventi da finanziare, come abbiamo sempre fatto in questi 2 anni e mezzo, in cui però purtroppo ci siamo sempre trovati la porta sbattuta sulla faccia. Andiamo a Chieti. All'indomani della richiesta di un consiglio comunale straordinario da parte dell'opposizione, il sindaco promette chiarezza e si dice disposto a qualsiasi tipo di confronto per fare luce sulla situazione finanziaria del comune teatino. Selenia Secondi.
chiarezza e un consiglio comunale circa la situazione finanziaria del comune di Chieti sono state chieste nei giorni scorsi dall'opposizione a Chieti. Si parla dei conti in rosso e tra i debiti c'è anche quello con l'ex gestore della Nettezza Urbana. Ogni debito ha una sua storia, cosa vuol dire? Vuol dire che ogni debito va analizzato dagli uffici, va opposto nel momento in cui ci sono delle irregolarità nelle richieste, dopodiché rispetto a una sentenza amministrativa si paga quel debito, si assolve a quel debito. Oggi la società dei rifiuti chiede 4 milioni di euro, si va a vedere da dove viene questo debito. La capacità di riscossione della TA dei servizi purtroppo si è dimostrata fallimentare, perché fino a poco tempo fa con un unico agente di riscossione, con le procedure cavillose del recupero credito, è chiaro che i crediti si accumulano milioni e milioni di euro nel corso degli anni. Accantonamenti non sufficienti a coprire determinate spese e soprattutto un'incapacità riscossoria di tanti servizi che già avevamo evidenziato negli anni precedenti. Nonostante tutto la maggioranza ha deciso di andare avanti con questo piano di riequilibrio che allora io definii senza fondamenta, e quello che avevamo descritto è venuto fuori. Cioè, quello che mi sorprende è che il sindaco si dica basito, e quello che mi sorprende è che a seconda dei dirigenti esistono meno delle transazioni, esistano o meno dei numeri che cambiano a seconda naturalmente delle situazioni. La Corte dei Conti si è espressa negativamente sulla conduzione finanziaria in anni del 2015, 2016 e 2017 in cui io ero all'opposizione, quindi non capisco assolutamente questa richiesta da parte dell'opposizione, che allora era maggioranza, di fare consigli straordinari, interrogazioni, accessi agli atti. Veramente siamo a un film dei paradossi. I prezzi dei beni di consumo a gennaio hanno subito un incremento notevole. Secondo Assoutenti, ogni famiglia spenderà 1.480 euro in più all'anno. Rifondazione Comunista, ieri in piazza Pescara, chiede provvedimenti urgenti. L'aumento delle bollette non deriva dall'ecologia, ma dalla liberalizzazione e privatizzazione del settore energetico. Il caro bollette colpisce ogni aspetto della vita quotidiana dei cittadini, dagli alimentari alle piante, e con il livello attuale dei prezzi si profila una stangata da 38,5 miliardi di euro per le famiglie italiane. Lo rivela un report realizzato da Assoutenti, che sulla base dei dati Istat relativi all'inflazione di gennaio ha calcolato le ripercussioni per le tasche delle famiglie dei rincari che stanno investendo in questi giorni i listini al dettaglio. Secondo il report, a gennaio il costo del pane ha subito un incremento di circa il 4%, la pasta costa anche il 10% in più, mentre il prezzo della verdura è salito di oltre il 13%. Ogni famiglia spenderà 1.480 euro in più all'anno. Ieri Rifondazione Comunista è scesa in piazza, nel centro di Pescara, per chiedere di calmierare i prezzi dei beni di prima necessità e di adeguare salari e pensioni all'aumento del costo della vita. Mentre le cittadine e i cittadini subiscono questi aumenti delle bollette dell'energia, del gas, della luce, c'è chi sta facendo profitti enormi sulla speculazione. Noi come Rifondazione Comunista siamo stati l'unico partito a opporci negli anni 90 a queste riforme neoliberiste e diciamo oggi che il governo deve intervenire non mettendo miliardi che vengono sempre dalle tasse dei cittadini, ma con provvedimenti autoritativi di blocco dell'aumento delle bollette, come hanno fatto con leggi la Francia e la Spagna. L'amministrazione comunale di Teramo inizia da oggi una serie di incontri con le istituzioni e le associazioni del territorio per definire insieme grandi progetti urbanistici finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla ricostruzione, che trasformeranno la città capoluogo. Annunciata anche la realizzazione di nuovi impianti per rifiuti a Carapollo e che dovrebbe portare ad un risparmio in bolletta per i contribuenti. Tania Bonici Castelli.
Una cabina progettuale costituita da tutte le associazioni del territorio e dagli attori istituzionali per trasformare urbanisticamente Teramo capoluogo e dare alla città una sua vocazione culturale. L'amministrazione comunale inizia da oggi una serie di incontri partecipati per condividere con la cittadinanza i grandi progetti sia intangibili sia di recupero urbanistico che avverranno grazie ai finanziamenti del PNRR e della ricostruzione. Teatro Romano, Mercato Coperto, Conservatorio Braga, ex manicomio, parco fluviale, eliminazione della centrale elettrica della Cona, arretramento della stazione ferroviaria. E poi ci sono i 160 progetti arrivati sul canale Ideate come Linfa Creativa che si agganciano agli obiettivi futuri pensati per Teramo. Ideate che cosa è stato? Ideate è stato un momento bellissimo di coinvolgimento della città e di tutti i rappresentanti del territorio, le istituzioni del territorio. Abbiamo messo insieme idee, progetti, pronti per far creare una visione, una vocazione condivisa per Teramo e soprattutto un'idea di sviluppo sostenibile per la città, sapendo che ci dobbiamo muovere tutti insieme. Oggi abbiamo messo con un gruppo di lavoro insieme tutti questi progetti, dandogli una visione strategica e condivisa, ma noi abbiamo un obiettivo che non è quello di recuperare delle mura o recuperare dei luoghi, ma dare una vocazione, dare contenuto agli spazi e far sì che Teramo Città Capoluogo si caratterizzi per città della cultura, della sostenibilità e dello sviluppo attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le istituzioni del territorio. Tra i principali progetti di sviluppo economico pensati per Teramo in materia di transizione ecologica c'è la creazione di nuovi impianti per rifiuti a Carapollo che saranno realizzati dalla Team, oggi società in house del comune. Un investimento che dovrebbe produrre guadagno e quindi risparmio per le tasche dei contribuenti. Ecco, grazie al PNRR, Team che cosa realizzerà di veramente importante per questa città? Noi abbiamo bisogno per la quotidianità di una raccolta più specifica e per questo abbiamo fatto richiesta per l'implementazione della raccolta puntuale, mentre per la programmazione futura abbiamo una serie di investimenti, cioè cercare di creare a Carapollo una vera cittadina dell'igiene. Abbiamo ricevuto il nulla osta da parte della Regione per poter presentare la richiesta dei finanziamenti per l'impianto del biodigestore. Il nostro progetto è valido, per cui nel momento in cui non sarà riconosciuto come progetto valido per il PNRR avrà comunque un canale preferenziale per altre iniziative regionali. Sulla lettera della Regione che blocca il piano regolatore di Atessa, il senatore D'Alfonso definisce impossibile che un ufficio pubblico si costituisca contro la crescita di una città e promette anche di chiedere un accertamento. Vediamo il servizio. Una lettera senza valenza giuridica, quella inviata dalla Regione, che di fatto blocca il piano regolatore di Atessa, tuona il senatore D'Alfonso. Non è possibile, aggiunge, che un ufficio pubblico della Regione che ha per mandato statutario l'aiuto della vita dei comuni si sostituisca e si costituisca contro la vita dei comuni. La legge, secondo D'Alfonso, è chiara. Quando ci sono situazioni di conflitto di interesse non è possibile che il Consiglio Comunale proceda nell'attività adottiva degli strumenti urbanistici, ma lo deve fare il commissario d'acqua. Chi sostiene il contrario in una lettera irrituale e illegittima sbaglia. Per entrare nel merito, l'anomalia è che la Regione si costituisce contro i comuni di fatto con questa posizione nei confronti della variante del PRG. La Regione per statuto ha il mandato di aiutare i comuni, i corpi intermedi, e aiuta i comuni dialogando sul piano istituzionale con attività tipica, delibere, atti ufficiali, esaltazione della ragione, della precauzione che per esempio è iscritta nella delibera del Consiglio Comunale di Atessa, la quale afferma la realtà di Atessa. Poiché siamo 15 consiglieri comunali su 17 in conflitto di interessi, la legge ci obbliga a richiedere il commissario ad acta e anziché favorire questo che la legge prescrive, si organizza l'ostacolo. Allora io voglio capire che cos'è successo. Sono stati raggirati questi due funzionari che si chiamano De Iulis e La Flacco e il suo capo dipartimento che si chiama Pescara? O sono stati raggirati o hanno vissuto un tale malessere che hanno firmato questa lettera come per dire così mi libero. Certo non è una lettera che è frutto di automatismo, di genuina elaborazione. Lei ha parlato di pressioni?
Beh, io ho parlato di una condizione confusionale derivante o da una vicenda amorosa che li ha storditi o da una vicenda danarosa che voglio escludere e di una gravità inaudita, ed è per questo che io mi rivolgo direttamente anche ai funzionari oltre che alla politica. Se hanno bisogno di un avvocato per recuperare la loro autonomia, sono pronto a fornire io l'avvocatura gratuita. Si svolgerà domani in tutto il mondo la giornata mondiale contro il cancro infantile. E a Pescara è l'AGBE che dal 2000 si adopera per offrire assistenza ai bambini che soffrono di malattie oncoematologiche a promuovere questa giornata, che si svolgerà in contemporanea con la settimana dedicata alla donazione di sangue e piastrine. Il 15 febbraio si celebra la giornata mondiale contro il cancro infantile, un modo per promuovere temi e sfide per una malattia con un impatto devastante sulla società. Nonostante i progressi compiuti dalla ricerca, il cancro infantile continua ad essere la principale causa di morte correlata ad una malattia non trasmissibile nei bambini dopo il primo anno di vita. Dei circa 400.000 casi diagnosticati, la maggior parte vive in paesi a basso e medio reddito. Qui solo il 30% dei bambini sopravvive rispetto all'80% dei paesi ad alto reddito. Per questo l'OMS ha istituito questa giornata, che verrà sensibilizzata dalla FIAGOP, che rappresenta le comunità delle associazioni dei genitori e dei bambini oncoematologici. Tra queste l'AGBE, che domani per l'occasione metterà a dimora un albero di melograno, simbolo di energia vitale. I dati parlano chiaro: ogni anno si ammalano 1.400 bambini e 800 adolescenti, quindi ho detto tutto, insomma c'è da fare, c'è da rimboccarsi le maniche, e siamo qui tutti i giorni sul pezzo cercando di dare una mano a chi ha bisogno. Dal 15 al 22 dona una sacca di sangue, quindi per chi volesse donare, lì al nostro centro trasfusionale è a disposizione, perché il nostro reparto ha bisogno di sangue, sapete benissimo che le malattie oncoematologiche si abbassano le piastrine e i globuli bianchi, per cui abbiamo bisogno di sangue. A breve partirà anche questo nuovo progetto, questa nuova palazzina, per ospitare sempre più famiglie bisognose. Io conto, lo dico, non posso dare una data precisa, però conto a breve di inaugurare la nuova casa alloggio con altri 5 appartamenti a disposizione delle famiglie bisognose. Quanto è difficile comunque tutti i giorni lavorare in questo modo, con la pandemia soprattutto, che ha messo un limite ai rapporti interpersonali. Guardi, questi sono stati 2 anni terribili per tutti, lo sappiamo, però devo essere sincera, le persone ci seguono, le persone che ci vogliono bene ci seguono, noi siamo un'associazione formata da famiglie che si vogliono bene, che fanno solidarietà, che si aiutano a vicenda, e tutto lì, insomma, devo essere sincero, devo ringraziare tutto il popolo pescarese e abruzzese per il grande aiuto e la solidarietà. La Villa Comunale di Teramo si trasforma inaugurando nuovi giochi per bambini, ma soprattutto con l'installazione di una grande biblioteca all'aperto. Chiunque potrà liberamente prendere in prestito un libro nel giardino pubblico o riportarlo a casa, ovviamente, per poi restituirlo. Il nuovo spazio culturale sarà curato dai guardiani della villa, ovvero gli alunni di 5 classi primarie nominati sul posto dal sindaco Gian Guido D'Alberto. Nuovi giochi per bambini alla Villa Comunale di Teramo, ma anche cultura. L'amministrazione comunale, in collaborazione con la Biblioteca Regionale Delfico, ha infatti creato uno spazio verde speciale tra gli alberi del grande giardino che affaccia su Piazza Garibaldi. Si tratta di una biblioteca all'aperto, da cui prendere in prestito liberamente un libro, leggerlo seduti sull'erba o riportarlo a casa e poi restituirlo una volta terminato. Un luogo libero, dove grazie alla lettura poter scoprire vivere storie sorprendenti. Ma chi curerà questo spazio? Nessuna paura, ci sono loro, i guardiani della villa, gli alunni di 5 classi delle scuole primarie e dell'infanzia, nominati custodi della biblioteca open dal sindaco Gian Guido D'Alberto. Una giornata bellissima, bellissima perché è la giornata della condivisione, dello scambio. Come abbiamo detto prima, ogni libro è un dono che reciprocamente poi i nostri bambini, i nostri ragazzi fanno a loro stessi. Noi abbiamo il dovere come istituzioni di creare le condizioni perché questi momenti di scambio, soprattutto in questo momento, siano
siano vissuti nelle migliori condizioni, in uno spazio che è meraviglioso, nel cuore della nostra città. Abbiamo nominato guardiani della villa, appunto i ragazzi stessi, i bambini, il nostro futuro che preserva, che ha il dovere di custodire e preservare le bellezze della nostra città e lanciare a tutti, come solo loro sanno fare, un messaggio di educazione civica, educazione ambientale, di valore della bellezza che oggi stiamo celebrando qui nel cuore della nostra città con l'inaugurazione della biblioteca aperta, libera e di questo nuovo parco giochi, ma soprattutto di uno spazio che viene recuperato per ciascuno di loro. Orgoglioso dell'iniziativa l'assessore comunale al verde Valdo Di Bonaventura, che ha tenuto a sottolineare quanto bella sia la villa comunale di Teramo, una casa che appartiene a tutti i teramani, ma soprattutto ai bambini. Abbiamo pensato di coniugare il gioco con la cultura e quindi abbiamo immaginato e poi abbiamo installato questa bellissima libreria. Dobbiamo ripartire da loro per creare anche una cultura diciamo ambientale importante, perché oggi troppo spesso si abbandonano rifiuti, non si hanno rispetto dei luoghi e dell'ambiente. E ora la pagina dello sport con il calcio di Serie C. Colpaccio del Teramo a Viterbo, partito male, è andato sotto di 2 gol, l'11 di Federico Guidi reagisce e grazie a un secondo tempo condito da compattezza e cinismo espugna per 3-2 lo stadio Rocchi. Debutto per l'ultimo arrivato Jacoponi, entrato dopo l'intervallo, il servizio di Jacopo Forcella. Una rimonta pazzesca, un successo di platino, quello che il Teramo coglie a Viterbo al termine di 93 minuti di pura adrenalina, strappando un 2-3 pesante come un macigno in ottica salvezza. Il pomeriggio nella Tuscia è un concentrato di emozioni col diavolo che se la vede brutta ma risorge e adesso può guardare alla Pistoiese con maggiore fiducia e dire che le cose si mettono subito malissimo, perché pronti via e D'Ambrosio fa valere i centimetri e l'inclinazione di famiglia per battere di testa Perucchini dopo un piazzato di Volpicelli scaturito da un fallo su Mungo, grande ex, subito gettato nella mischia da Punzi. La reazione biancorossa di fatto non c'è. Calcagni e Volpicelli con le loro conclusioni mancano tra il 12esimo e il 25esimo il bersaglio grosso, mentre il colpo di testa di Bianchimano è fermato da Perucchini. Nel Teramo solo Bernardotto si fa vedere al 27esimo, ma Perucchini, sempre lui, è super al minuto 33 quando sveglia una girata sotto misura di Bianchimano, ben servito in area da Adopo. Piove però sul bagnato per la banda Guidi, perché al 33esimo Rosso trattiene Volpicelli in area e manda l'ex Matelica la battuta vincente dal dischetto. Doppio vantaggio viterbese e Teramo che sembra ormai spacciato. Sensazione che dura 3 minuti, quanti bastano a Pavlev per stendere in area Bua e consegnare ad Arrigoni il primo rigore stagionale che il capitano del Teramo trasformando anche l'inerzia del match, che tra primo e secondo tempo si sposta tutto dalla parte abruzzese. Nella ripresa entra Jacoponi per Fiorani, diavolo col 3-4-3 che non trema sul doppio lob di Mungo in apertura, anzi con la transizione di Rosso, minuto 52, il diagonale di Bernardotto infatti firma un pari insperato solo qualche minuto prima. Diavolo che a questo punto si affida a ripartenze che tagliano una retroguardia lenta come quella gialloblu. Bianchimano non trova più spazi per il tiro e quando lo fa, come a metà tempo, il pallone è fiacco. Nel Diavolo entrano Azio Smanovic, D'Andrea e soprattutto Lorenzo De Grazia, terminale dell'ennesima ripartenza biancorossa a 10 dal traguardo, che attraversa con una lama la viterbese e consegna il vantaggio all'11 di Guidi, meritato per la caparbietà che la squadra ci mette anche quando nel finale Punzi getta dentro anche Murilo, espulso a tempo scaduto senza mai rischiare, portando a casa 3 punti che, se non possono avere ancora il gusto della salvezza, ci vanno davvero molto vicino. Monday night per il Pescara, che questa sera al Mapei Stadium sfiderà la Reggiana. Assenti Memusciai, Ingrosso, Chiarella e Delle Monache, recuperati Drudi e Cernigoi. Gli emiliani con una vittoria tornerebbero in vetta col Modena e i biancazzurri invece cercano i 3 punti per agganciare la terza piazza. Reggiana Pescara potrete seguirla su TV6 con Abruzzo del Pallone a partire dalle ore 20:30. Intanto ascoltiamo i due allenatori, Auteri e Diana. Ma noi alla partita dell'andata non ci dobbiamo pensare più, perché appartiene al passato e poi veramente non serve andare a analizzare proprio nulla.
È stata una partita, noi andremo in casa di una squadra che non ha mai perso, quindi ci mancherebbe altro che non abbiamo rispetto, hanno anche tanti punti in più rispetto a noi, quindi fino a questo momento del campionato qualcosa in più di noi hanno prodotto, questo è indubbio, ma noi per cultura, per mentalità, per atteggiamento accetteremo il confronto e andremo a giocare, fa parte del nostro DNA, sicuramente non siamo squadra che sa speculare, ma neanche abbiamo intenzione di speculare, vedremo quello che dirà il campo, ma la squadra, il Pescara sta bene, così come abbiamo detto prima, il campo dirà, noi abbiamo voglia di andarci a confrontare. Abbiamo lavorato molto bene, sicuramente abbiamo lavorato sul fatto che non ci siamo piaciuti a Carrara, quindi ci aspettiamo tutti sicuramente una partita migliore sotto il piano dell'attenzione, delle motivazioni. Affrontiamo una squadra che è paritaria a noi, secondo me nella qualità dei calciatori, sicuramente hanno dei punti in meno, molto probabilmente sono un pochettino più liberi rispetto a noi, di classifica soprattutto, però due squadre molto forti, secondo me, forti, che entrambe potevano essere nelle primissime posizioni, noi lo siamo, ma anche loro sono terzi quarti, e mi aspetto una gara, loro sono anche in un buonissimo momento di forma, ma affronteranno comunque una Reggiana che farà una bella partita, ne sono convinto. Era l'ultima notizia, i servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.